che qualche altro partecipante al convegno possa intervenire. In ogni caso, poi riprenderò alcune di queste cose venerdì e quindi, se parlando in italiano non verranno seguite bene, potranno essere seguite quando farò la conferenza in inglese. Allora, questo è, diciamo, una specie di gioco, diciamo, che io mi sono ritrovato a fare da qualche anno, lasciando un pochino la teoria cinetica classica e tentando di vedere come la matematica, la teoria cinetica in particolare, potesse intervenire nella descrizione di alcuni modelli, in particolare legati ai fenomeni sociali. Cercherò di descrivervi tutto questo per punti, cercando di rispettare i tempi, e vi darò una piccola traccia su come ci si muove in questo campo, prima parlando un po' di quello che è stato lo sviluppo dell'econofisica dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, e soprattutto di quello che è il testamento della teoria cinetica, il lascito, diciamo, della teoria cinetica, questo modo estremamente elegante di riuscire a descrivere questi fenomeni in cui sono coinvolti molti agenti. E a questo proposito, dopo aver fatto un piccolo escursus su un modello molto classico che risale alla fine dell'Ottocento, vedrò di descrivere come questa metodologia si possa applicare ai modelli sociali mediante descrizione con equazioni di tipo Fokker-Planck. Qui mi scuso perché, anche se è una conferenza di tipo divulgativo, qualche equazione la devo scrivere, distinguendo due tipologie di fenomeni. Quelli cosiddetti a code grasse, l'esempio classico è quello della distribuzione della ricchezza in modo molto diseguale, e fenomeni a code sottili che invece riguardano altre cose, tipo i fenomeni di dipendenza dall'alcol o da altri, e in particolare i contatti sociali. E questo mi permetterà di integrare la teoria cinetica con un piccolo modello di epidemiologia e di descrivere in questo modo, naturalmente non in dettaglio, quello che è stato fatto in collaborazione con l'ATS di Pavia per cercare di dare delle previsioni a breve termine sull'andamento di questa terribile cosa che ci sta cambiando la vita da circa un anno e mezzo. Allora, naturalmente io non ho inventato niente, faccio parte di un mondo in cui i rapporti fra matematica, fisica e le scienze sociali sono note da almeno un secolo. Io riporto qui due frasi dovute a due scienziati italiani molto noti, Ettore Majorana e nella parte successiva da Dario, che è un economista molto noto del secolo scorso. In particolare, Majorana ha scritto un articolo molto interessante su una rivista poco conosciuta, Scienza, non so, oggettivamente non so neanche se sia ancora più pubblicata, nel 1942, e la frase, diciamo, a cui fa riferimento Majorana e soprattutto le connessioni fra i fenomeni sociali e la meccanica quantistica è questa. È importante quindi che i principi della meccanica quantistica abbiano portato a riconoscere, oltre ad una certa assenza di oggettività nella descrizione dei fenomeni, il carattere statistico delle leggi ultime dei processi elementari. Questa conclusione ha reso sostanziale l'analogia fra fisica e scienze sociali, tra le quali è risultata un'identità di valore e di metodo. Dal punto di vista degli economisti, Raffaele Daddario, sul giornale della Bocconi nel 1949, Daddario era un economista con ottime conoscenze di matematica e fisica, ha scritto: qui cioè ho ricondotto la stessa generatrice, mediante trasformatrici soddisfacenti alla stessa relazione differenziale, le equazioni proposte per la curva dei redditi da Pareto, Marx, Kapstein, Vinci, Amoroso e Davis. La funzione generatrice alla quale ho ricondotto le predette equazioni ricorda nella forma l'equazione della distribuzione più probabile della statistica quantistica di Brueghel, che sintetizza e generalizza formalmente le statistiche quantistiche di Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-Dirac. Le equazioni proposte per la curva dei redditi, pertanto, possono essere interpretate mutatis mutandis alla luce dello stesso schema probabilistico. Quindi due osservazioni da due punti di vista differenti che riconducono
In sostanza, la possibilità di trattare fenomeni sociali allo stesso modo con cui vengono trattati i fenomeni fisici. E in particolare, D'Addario fa riferimento a Boltzmann, a Bose-Einstein e a Fermi-Dirac, che sono statistiche differenti che possono essere ricavate tramite operatori differenti, tutti collegabili all'equazione di Boltzmann. Cosa abbastanza interessante, visto il periodo in cui è stato scritto. Più recentemente, però passano più di 40 anni prima di arrivare a questo, nel 1995 è stata fatta una grossa conferenza di meccanica statistica a Calcutta e a margine di questa conferenza, in un articolo pubblicato con parecchi autori, Eugene Stanley conia il nome econofisica per descrivere appunto questa idea di trattare tramite la meccanica statistica, o più in generale loro dicono fisica statistica, il comportamento macroscopico di sistemi composti da molti agenti. Allora la parola econofisica nasce da questo fatto, più in generale potrebbe essere chiamata sociofisica, ma il nome econofisica nasce perché il primo problema che è stato studiato in modo dettagliato è stata la distribuzione della ricchezza, come si distribuisce la ricchezza in una società. Questo, diciamo, è un problema che era già stato affrontato dagli economisti, in particolare da Vilfredo Pareto alla fine dell'Ottocento, e riconoscendo che questa distribuzione, questa funzione di distribuzione, aveva delle caratteristiche molto particolari, cioè in particolare le code grasse, quindi un decadimento polinomiale verso l'infinito. Quindi, diciamo, Pareto si era accorto andando ad osservare le tasse pagate nel Canton Ticino che la distribuzione della ricchezza aveva questa caratteristica, cioè in sostanza era una distribuzione cosiddetta power law, nel senso che il fatto che le code sono grasse, poche persone posseggono una larga parte della ricchezza, quindi c'è una distribuzione molto diseguale della stessa. Quindi, il comportamento è completamente differente da quello delle equazioni cinetiche classiche con cui i cinetici sono abituati ad operare. In particolare, le soluzioni di equilibrio hanno delle caratteristiche molto diverse. La soluzione di equilibrio dell'equazione di Boltzmann è una gaussiana, oppure una maxwelliana, come viene detto dai cinetici, quindi a code che decadono esponenzialmente a zero verso l'infinito. La curva della distribuzione della ricchezza decade polinomialmente. Quindi, perché? Come mai nella teoria cinetica classica le collisioni elastiche danno come comportamento una soluzione di equilibrio con code sottili e invece la distribuzione della ricchezza dà origine a delle code grasse? Allora, l'idea di utilizzare la teoria cinetica per riuscire a capire meglio questo processo di formazione della curva della ricchezza, ha creato un ponte fra l'economia e la teoria cinetica. Il motivo, è scritto in questa slide. Si tratta solo di cambiare nome alle cose. Il gas ideale, il gas elastico, qui è identificato col mercato. Le molecole sono identificate con gli agenti, ogni transazione finanziaria è considerata come una collisione fra agenti, fra molecole, e diciamo con un certo numero di leggi di conservazione. Chiaramente qui non si possono più avere le stesse leggi di conservazione che si hanno in una collisione elastica, cioè conservazione di massa, momento ed energia. Quindi ci saranno meno conservazioni, ad esempio se ci può essere la conservazione almeno in media della quantità di ricchezza scambiata. E l'idea è che una volta identificato il tipo di collisione con cui uno ha a che fare, quindi in che modo definire l'evento di transazione finanziaria, visto che il mercato è composto da un numero molto alto di agenti, qualche milione, quindi un 10 seguito almeno da 6 zeri, allora tutto questo possa essere seguito usando le leggi della meccanica statistica.
come succede in un sistema fisico, come succede, diciamo, teoria cinetica dei gas, dove il numero delle molecole in un centimetro cubo che intervengono nelle collisioni sono un numero enorme, tipo 10 alla 19. Quindi la descrizione cinetica sembrava essere, diciamo, la descrizione migliore per riuscire a rendere l'idea del perché si formano queste distribuzioni. Questo lo posso fare in due modi dal punto di vista cinetico. Le persone che lavorano in teoria cinetica lo sanno. La teoria cinetica è tipicamente bilineare, cioè in sostanza l'equazione di Boltzmann è basata su collisioni binarie, collisioni fra due particelle. Un modo di vedere leggermente più semplice, ma neanche tanto, è quello di far sì che le molecole interagiscono con un ambiente fisso. Allora, il problema al posto di essere bilineare diventa lineare, in questo modo uno dà origine a modelli lineari. Rimangono cinetici, ma sono, tra virgolette, più trattabili. Nei modelli lineari, allora tanto per entrare nell'argomento, di questo intervento, possono essere, io posso prendere come variabile, unidimensionale di solito, la ricchezza, l'opinione, la conoscenza, il numero di contatti sociali, il numero di contatti fra persone giornaliero, e poi cercare di descrivere come si modifica la ricchezza, l'opinione oppure la conoscenza o altro tramite interazioni che portano la mia variabile, quella considerata, da x in x star, e che quindi per ciò stesso modificano la funzione densità sconosciuta. Allora, naturalmente, tutto questo succede, può succedere che tutte le interazioni che vanno da x a y star siano uniformi, oppure può succedere che a seconda del valore di x, la frequenza con cui questo avviene sia differente. Ad esempio, se io scambio ricchezza, è più probabile pensare che ci siano molte transazioni che coinvolgono una quantità moderata di soldi e meno transazioni che ne coinvolgono una quantità esagerata. Oppure che la frequenza delle interazioni che coinvolgono pochissima ricchezza con uno che ne ha tantissima siano molto meno frequenti di quelle che coinvolgono l'interazione fra due persone che scambiano più o meno gli stessi soldi. Un modo classico di vedere questo fenomeno addirittura risale a Maxwell ed è quello di guardare a come varia la densità guardando le quantità che si possono osservare. Se ci pensate un attimo, a noi non interessa conoscere tutto quello che fanno le molecole di aria nella nostra stanza, quello che ci interessa sono le quantità osservabili, cioè le quantità macroscopiche, che possono essere la densità dell'aria, il vento, se apriamo una finestra si forma corrente, la temperatura, che corrisponde al momento secondo, e tutto questo, è tradotto dal vedere come varia la densità una volta che io la vado a calcolare lungo le quantità date da funzioni generali phi con x. Nel caso in cui osservo la massa sarà phi di x uguale a 1, nel caso in cui osservo la media sarà phi di x uguale ad x e così via. E la relazione differenziale che mi fornisce la variazione della densità è individuata da questa equazione, che mi trovo obbligato a scrivere, cioè che la derivata fatta rispetto al tempo, sull'integrale, sull'insieme su cui si muove la mia variabile, della phi di x pesata con la mia densità è fornita da questo integrale secondo membro che mi dice in sostanza, col segno meno mi dice tutto quello che perdo, che era x e diventa x star, quindi lo vedo col segno meno, e invece guadagno tutto quello che da x star diventa x, lo vedo col segno positivo. Questa differenza, che è un bilancio fra quello che perdo e quello che guadagno quando da x mi porto in x star, è pesata dalla frequenza con cui questo avviene, che è la funzione b di x. Allora, vedete che davanti alla fine dell'integrale ci sono queste due parentesi strane, vuol dire che visto che all'interno di x star possono comparire delle quantità aleatorie, alla fine io ne faccio la media. Quindi questo simbolo sta semplicemente a indicare che io sto mediando le quantità che si trovano all'interno. Quello che è interessante è questo: per effetto delle interazioni, il sistema
il più delle volte, ovviamente non è sempre detto che se le conservazioni non sono quelle giuste, questo non succede mai, si porta verso l'equilibrio e la tipologia elementare delle interazioni mi determina in modo conseguente l'equilibrio e quindi il microscopico mi determina il macroscopico. Facciamo un esempio. L'esempio che facciamo, tengo un esempio molto interessante perché è molto semplice e può essere compreso, diciamo, abbastanza, diciamo, anche da persone che non sono addentro questa tipologia di ragionamento. Prendiamo il caso di un modello lineare, il modello in cui c'è un'interazione con l'ambiente e questo modello lineare di riferimento è l'esperimento di Galton, uno degli esperimenti di Galton. L'esperimento di Galton, addirittura risale al 1889, permette di legare numerose interazioni elementari a uno stato universale macroscopico. L'esperimento di Galton riguarda la caduta di piccole palline di acciaio, caduta soggetta per effetto della gravità, che continuano a rimbalzare, come vedremo nella figura successiva, anzi, forse si può far vedere la figura successiva. Ecco, questo è visualizzato l'esperimento di Galton. Io vedo in questo esperimento, da un buco posto in cima, vedo dei triangoli isosceli, una serie di triangoli isosceli che sono staccati in modo tale che una pallina, quando scende lungo il lato di un triangolo isosceli, alla fine si trova a muoversi o verso destra o verso sinistra e continua a scendere. E se io continuo a far scendere palline che seguono questa regola, alla fine vedo le palline si vanno a distribuire in fondo secondo una curva che è molto ben approssimata da una distribuzione gaussiana. Quindi in sostanza le palline si fermano quasi tutte vicino al punto da cui io le faccio cadere, poche palline riescono ad arrivare abbastanza lontano. E questo, fra l'altro, chiaramente è facilmente giustificabile perché qui i triangoli da cui li faccio scendere sono circa una decina. Ma lo stesso risultato si ottiene anche se io di triangoli ne metto 500.000, cioè in sostanza le palline che vanno lontano sono sempre poche. Allora, qual è la motivazione e la spiegazione matematica di questo fatto? Allora, ne do due. Una che è, se vogliamo, classica, è quella che di solito racconto io agli studenti nel corso di equazioni della fisica matematica, raccontavo nel corso di equazioni della fisica matematica. La seconda è più cinetica. E la descrizione cinetica mi servirà poi come pretesto per capire come questo ragionamento si generalizza ai sistemi sociali. Allora, dal punto di vista classico, va bene, le palline che scendono nell'esperimento di Galton semplicemente fanno una successione, di esperimenti di Bernoulli diciamo, esperimenti binomiali. Prove binomiali in cui io ho due uscite possibili, o il successo o l'insuccesso. E la probabilità di successo, la probabilità di insuccesso è un mezzo. Cioè, in questo caso, la pallina di acciaio, quando cade sulla cima del triangolo, può andare verso destra e verso sinistra con la stessa probabilità. E questo succede, qualunque sia il livello a cui io vado a vedere i triangoli e la pallina che scende. Allora, tutto questo, diciamo, la posizione della pallina quando arrivi in fondo sul semipiano, sull'asse delle X al variare del tempo, io posso descriverla chiaramente come se fosse un gioco di testacroce. Cioè, in sostanza, se mi muovo sul continuo, la legge con cui questo avviene è che io posso arrivare nel posto X al tempo t più delta t. Se ero in x più delta x e praticamente mi sono spostato verso sinistra, e questo avviene con probabilità 1/2, oppure se ero in x meno delta x e mi sono portato in x spostandomi verso destra, cioè cadendo verso destra con probabilità 1/2. Questa è una regola, diciamo, nel caso del triangolo, delta t è praticamente io sto cadendo per effetto della gravità, quindi sarà semplicemente l'intervallino di tempo che mi fa passare dal vertice del triangolo fino alla base, e la base del triangolo in questo caso è 2 volte delta x.
Allora, diciamo, se la legge di variazione, della probabilità è questa, io ne posso fare un esempio classico: sviluppo in serie a sinistra e a destra, a sinistra fino all'ordine 1, a destra fino all'ordine 2, e nel cosiddetto rapporto tempo-spazio diffusivo, dx al quadrato su delta t, che converge a un valore costante, se questa è la regola, allora la p di arrivo soddisfa l'equazione di diffusione lineare, che è anche arcinota come equazione di diffusione del calore, dp su dt è uguale a sigma mezzi, derivata seconda di p rispetto a x quadro. Quindi questo sigma è legato alla base del triangolo, in sostanza. Beh, a questo punto però il risultato è praticamente ovvio, perché nell'esperimento di Galton io ho a che fare con prove ripetute che partono dal valore x uguale a 0. Tutti partono tutte dallo stesso punto, quindi all'inizio ho una concentrazione di palline in zero e poi queste si spargono. Naturalmente nulla si perde, nulla si distrugge, quindi c'è la conservazione della massa, come nell'equazione di diffusione. E se io parto concentrato in un punto, io quello che ho dall'equazione di diffusione, ho una soluzione sorgente. E la soluzione sorgente dell'equazione del calore al tempo t maggiore di zero è una densità gaussiana la cui varianza dipende da t. Quindi, dopo aver fatto un certo numero di iterazioni, vuol dire dopo che ci ho messo un certo tempo, io mi aspetto che la mia soluzione, se i triangoli fossero molti e molto piccoli, io sono vicino a rappresentare questa funzione che è esattamente una gaussiana. Quindi, in sostanza, la matematica dà una risposta a quello che io vedo, e cioè che le palline si vanno sempre a mettere lungo una campana gaussiana. Questo è il modo classico di vedere un esperimento di questo tipo. Vediamolo dal punto di vista cinetico. Allora, dal punto di vista cinetico, io voglio misurare la densità delle palline, cioè capire, fissato un intervallino x più dx, quante palline stanno in quell'intervallino. E fisso, visto che fisso la relazione fra la posizione prima e post interazione. La posizione prima dell'interazione è x, dopo l'interazione è x star, e la regola è banale, perché se io sono in x, dopo aver fatto un'interazione, cioè dopo aver deciso da quale parte del triangolo scendo, x star sarà x più eta, dove eta è il risultato dell'esperimento delle variabili di Bernoulli. Ora, eta è una variabile simmetrica che prende valore più o meno L mezzi con probabilità 1 mezzo. Se L grande è la base del triangolo. Chiaramente questa eta è caratterizzata ad avere media 0 e avere varianza, o in questo caso media del quadrato, perché la media è nulla, uguale L2 su 4, che chiamo sigma. Allora, scrivo il modellino cinetico, cioè come varia la densità per effetto di queste interazioni, tenuto conto che in questo caso scelgo come frequenza di collisione una quantità costante. E questo è, in questo caso molto, molto ovvio, perché non c'è nessun motivo per cui spostandomi avanti nella posizione io cambi la frequenza con cui da destra vado verso sinistra più o meno. Quindi cominciamo a mettere questa funzione costante. Il modello è semplicissimo. Vado a vedere la derivata rispetto al tempo sulle quantità osservabili di phi di x per la f di x t vale 1 su k per la quantità mediata di phi di x star meno phi di x per f di x t. E tengo conto che le palline inizialmente sono concentrate in x uguale a 0, cioè che la media della mia distribuzione inizialmente è nulla. Allora andiamo a vedere come si comporta questo modellino, che è la riproduzione cinetica del modello di Galton, con gli osservabili. Allora, prendiamo come osservabile φ di x uguale ad 1. Se prendo come osservabile φ di x uguale ad 1, in questa equazione 1 meno 1 fa 0, quindi non c'è nessuna variazione della quantità osservabile, vuol dire che la massa si conserva. Cioè la f di xt rimane una densità di probabilità se lo è all'inizio. Scegliamo adesso phi di x uguale ad x. Allora la differenza mediata, la differenza corrisponde a eta. Se la medio, la
la media di eta è uguale a 0 e quindi si preserva anche il valore medio. È uguale a 0 all'inizio, sarà uguale a 0 anche dopo. Andiamo a vedere il momento secondo. Calcolare il momento secondo vuol dire prima calcolare la media di x star al quadrato a meno x quadro, che semplici conti mi dicono che è uguale a sigma, e quando vado a vedere quanto varia nel tempo il momento secondo, scopro che questo, la derivata del temporale è costante. E se è costante vuol dire che la varianza cresce linearmente nel tempo e quindi quando il tempo tende verso più infinito diverge. Allora, questo è naturale per l'equazione di diffusione. Difatti, anche nell'equazione di diffusione, il momento secondo cresce linearmente, come nell'equazione del calore, e quindi diverge nel tempo. Allora, dal punto di vista della convergenza verso l'equilibrio, questo però è un problema. Non funziona, perché io vorrei avere varianza finita. E questo è un problema che invece mi porta ad avere varianza infinita. E qui parte la prima idea è schiacciare il dominio. Cioè, in sostanza, visto che a me interessa conoscere il profilo asintotico, non c'ha nessuna importanza se io ne faccio una dilatazione. Cioè, in sostanza, cambio solamente la forma schiacciandola, ma non cambio la struttura della soluzione. Allora, se schiaccio il dominio, cosa vuol dire? Vuol dire che al posto di se sono in x, al posto di farlo cadere in x star uguale a x più eta, che dove eta è più o meno l mezzi, lo faccio cadere, introduco un lambda piccolo finché si vuole, ma positivo, lo faccio cadere in x che moltiplica 1 meno lambda. Allora, questa correzione non comporta una modifica della forma della f di x, solamente uno schiacciamento. Fra l'altro, il valore medio rimane uguale a 0. E se vado a calcolare questa volta la media della differenza fra i momenti secondi, non è più sigma, ma è sigma meno qualcosa moltiplicato per x quadro. Allora, se vado a vedere per questa interazione modificata come si comporta il momento secondo, questa volta, cioè la varianza, rimane uniformemente limitata nel tempo. Quindi con questa piccola correzione io o diciamo qualcosa, per la varianza della soluzione non esplode, rimane uniformemente limitata. Fra l'altro non ci vuole molto a risolvere questa equazione differenziale perché l'integrale su R vale 1. Quindi in definitiva posso semplicemente integrare, perché è un'equazione differenziale a coefficienti costanti, e la soluzione è scritta qui. La varianza è l'esponenziale. Ho messo in rosso, sarà subito spiegabile, lambda, kappa e sigma e i loro rapporti. Allora cosa succede? La soluzione tende a zero esponenzialmente e la velocità con cui tende a zero dipende dal rapporto lambda su kappa. Visto che tende a zero esponenzialmente, il primo pezzo sparisce e alla fine io vado a cadere sul valore sigma fratto lambda per 2 meno lambda, che è il valore asintotico della varianza. A questo punto, secondo passo, riscaliamo il problema. Cioè, facciamo diventare i triangoli sempre più piccoli, mantenendone le proporzioni, e allo stesso tempo incrementiamo la frequenza, che è questo k, cioè la frequenza è 1 su k. Quindi rendiamo piccolo k in modo da incrementare la frequenza, in modo tale che il rapporto lambda su k tenda verso una costante e allo stesso tempo sigma su lambda tenda a una costante. Questo sigma su lambda costante è l'analogo del delta x al quadrato su delta t. Comunque, se faccio questo riscalamento, quello che io sto facendo semplicemente rendo più piccola la varianza della mia variabile aleatoria, rendo più piccolo il parametro di schiacciamento e rendo più piccolo il valore di K. E tutto questo lo faccio andare a dipendere da epsilon. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sto considerando interazioni che producono solo una piccola variazione, che in teoria cinetica vengono chiamate interazioni radenti, Gresen, cambiano di poco situazione di prima. E naturalmente, incrementando la frequenza delle collisioni, cioè incrementando 1 su k,
io riesco ancora a vedere un effetto macroscopico. E qual è il risultato? Il risultato è che se io vado a riscalare e mi vado a calcolare la quantità 1 su k per phi di x star meno phi di x e sviluppo in serie la differenza, che questa volta è una differenza fra due variabili, x e x star, che differiscono di poco, e sviluppo fino al secondo ordine, vedo che c'è una parte che non dipende più da epsilon, più un infinitesimo con epsilon. E se epsilon è molto piccolo, al posto di considerare l'equazione cinetica, io vado a considerare un'equazione, diciamo, completamente differente, in cui comparano le derivate della phi, e questa equazione è la forma debole dell'equazione di Fokker-Planck che ho scritto in questo modo. Allora, l'equazione di Fokker-Planck, mi spiace perché qualche equazione differenziale, derivata e parziale devo scrivere, semplicemente è un'equazione che bilancia la variazione temporale della f per mezzo di un operatore di diffusione che tende a sparpagliare la soluzione e di un operatore di confinamento, il drift scritto in questo modo, che tende invece a compattarlo. Difatti, anche nella nostra descrizione, lambda è la parte che tende a stringere la posizione in cui va a cadere la pallina. Allora, guardate bene che qui i due effetti vanno... La variabile aleatoria va a formare la parte di diffusione, la varianza della variabile aleatoria. Lo schiacciamento che io faccio va a formare il coefficiente di confinamento. Questa è un'equazione di Fokker-Planck a coefficienti costanti che ha come soluzione stazionaria una gaussiana. Una gaussiana la cui varianza dipende dal rapporto lambda su sigma, come è scritto qui, e diciamo se utilizzo questo metodo ottengo lo stesso risultato che ho ottenuto prima, però con un grosso vantaggio, che ho ottenuto una metodologia, cioè in sostanza io sono in grado, cambiando opportunamente l'interazione, di riprodurre fenomeni di tipo differente. Allora, pensate a questo a questa generalizzazione dell'esperimento di Galton. Al posto di prendere dei triangoli isosceli, prendete dei triangoli che non siano isosceli, quindi considerate delle interazioni asimmetriche. Allora, queste interazioni possono essere scelte in modo tale che alla fine uno ottiene una distribuzione finale di tipo asimmetrico, e se uno è così bravo da riuscire a capire come fare questo procedimento, al posto di ottenere una distribuzione normale, una distribuzione gaussiana, uno tiene una distribuzione log normale, che è quella che ho scritto qui, che è una distribuzione molto nota nelle applicazioni perché rappresenta parecchi fenomeni, sia quelli fisici sia quelli sociali. Allora, se uno va a costruire a mano come sono fatti i triangoli che portano una distribuzione log normale, questo è l'esperimento di Galton che porta la distribuzione log normale, si capisce benissimo che la regola a cui uno deve obbedire non è così facile da capire. Però noi abbiamo a disposizione un metodo molto potente, che è il metodo della teoria cinetica. Il metodo della teoria cinetica ci permette di capirlo. Allora, la distribuzione qui gaussiana, classica, si vede che è simmetrica. La distribuzione log normale si vede che è completamente asimmetrica. Le due sono legate da questo fatto, che se io prendo una distribuzione log normale asimmetrica e vado a scriverla, vado a ridisegnarla mettendo in ascissi i logaritmi, allora a questo punto diventa normale. Quindi, dal punto di vista costruttivo, io posso utilizzare questa idea, oppure dal punto di vista modellistico, per vedere se un fenomeno ha una distribuzione log normale, io posso prendere la scala logaritmica sulle ascisse e vedo se questa diventa una distribuzione normale. Sono due cose che vanno assieme. Allora, vediamo di generalizzare l'idea del modello di Galton su modelli sociali generali. Allora, nel modello di Galton, quel modello simmetrico, io ho a disposizione interazioni, queste x star, che dipendono da due variazioni. Quindi io sono in x e voglio andare in x star. Cosa faccio? Da x tolgo una percentuale e poi aggiungo una parte aleatoria.
Quindi l'idea, va bene, è che io mantengo questo schema, in particolare mantengo, come vedete, qui ho separato, ho preso varianza 1 per la eta e ho messo la sigma fuori, per caratterizzarla, diciamo, come parametro aggiuntivo. Allora, questa interazione io posso caratterizzarla dicendo che se io sono in x, mi sposto in x star togliendo una quantità che in generale può dipendere da x, nel caso dell'esperimento di Galton è costante, e nel caso della parte aleatoria può pure dipendere da x, e a questo punto l'aggiungo per la variabile eta. Allora, queste due funzioni caratterizzano la parte deterministica e aleatoria del fenomeno sociale. E se sono così bravo da capire come sono fatte queste funzioni, caratterizzano la densità di equilibrio. Fra l'altro, io ho una terza quantità che poi dovrò caratterizzare, è che il kernel B con epsilon di x, che nel caso dell'esperimento di Galton ho scelto costante, ma in questo caso dovrò sceglierlo, può essere in generale dipendente da x. Spero di avere ancora abbastanza tempo. Comunque faccio un esempio che può essere capito da tutti per capire come mai nei fenomeni sociali c'è una asimmetria molto accentuata nella parte deterministica. Allora, facciamo l'esempio per quello che riguarda la distribuzione del peso corporeo. Allora, fissiamo una popolazione di persone, molte persone, che siano omogenee, ad esempio, rispetto ad età, sesso e eventualmente ad altre caratteristiche, e consideriamo semplicemente che tutti noi sappiamo qual è il nostro peso ideale. Se siamo in una classe omogenea, lo sappiamo perché a questo punto lo leggiamo, lo vediamo sul web, andiamo a cercare il nostro indice di massa corporea e sappiamo anche che per stare bene, bisogna rimanere sotto questo peso, perché questo ha un sacco di vantaggi, non solo in termini di salute, ma anche proprio in termini di riuscire a fare sport o altro. D'altra parte, il fatto che c'è questo peso ideale, non è facile da mantenere perché noi siamo sempre in conflitto col fatto che mangiare molto, in generale, mangiare bene fa molto piacere. E quindi potremmo mantenere questo peso ideale, ma spostiamoci pure un po' più in là. Cominciamo a dire che anche se ingrassiamo un po' di più rispetto a quello che è il nostro peso ideale, non cominciamo a preoccuparci fino a quando non ne raggiungiamo un altro. Supponiamo che questo valore limite sia quello che chiamo non x barrato, ma x barrato limite, ci metto un L sotto, con x barrato limite più grande di x barrato. A questo punto siamo in questa situazione. Plausibilmente una persona che ha un peso molto maggiore di questo peso limite tenterà di ridurlo, ad esempio facendo la dieta. Se invece sono sotto questo peso limite, mangio tranquillamente e questo poco alla volta mi porterà ad aumentare il peso. Allora, tenuto conto che molti agenti prenderanno questo valore limite come limite da rispettare, va bene, si tratta di, e questo è un fenomeno, diciamo, completamente asimmetrico, perché cioè è molto più difficile calare di peso che aumentare, no? Quindi, noi rappresentiamo questa interazione, che è quella che ci porta a formare il peso, semplicemente dicendo che se noi abbiamo un certo peso x, dopo aver mangiato, il nostro peso x sarà modificato in termini di questa funzione che cambierà di segno secondo che io sono sopra o sotto il valore x barrato L e in corrispondenza a una variabile aleatoria in cui la percentuale di crescita aleatoria in più o in meno sarà proporzionale al valore di x. In questo caso la variabile aleatoria media 0 e varianza 1. Allora, questa funzione psi che caratterizza il fenomeno è praticamente stata studiata in un contesto economico completamente differente da quello che era la crescita del peso da Kahneman e Tversky nella loro teoria della prospettiva e fra l'altro ha dato luogo, fortunatamente per loro hanno vinto il premio Nobel esattamente per questa teoria. Allora, cosa dicono Kahneman e Tversky? Kahneman e Tversky dicono che questa funzione valore, cioè che quella che caratterizza il comportamento delle persone nel loro caso rispetto a transazioni economiche, è una funzione limitata e concava
che è positiva sopra il valore di riferimento 1, cioè quando x supera in questo caso il valore limite che io non devo superare, e negativa quando io sono sotto. Un esempio fatto qui di funzione valore che ha queste caratteristiche è la funzione s elevato a delta meno 1 fratto s elevato a delta più 1 moltiplicato per mu, dove s è più grande di 0. Allora, chiaramente, se s è più grande di 1, la funzione è positiva, se s è più piccolo di 1 la funzione è negativa, e questa è una funzione che, visto che il rapporto è sempre compreso fra meno 1 e 1, questa è sempre compresa fra meno mu e mu. Allora, guardate com'è fatta questa funzione. Allora, 1 è il valore di riferimento e 0 è il valore assunto da questa funzione in 1. Adesso mi sposto verso sinistra o verso destra dello stesso valore delta s. Cosa succede sulle ordinate? Visto che la funzione è concava, sulle ordinate succede che la parte che sta sopra lo zero è molto più piccola della parte che sta sotto lo zero. E qual è il risultato? Beh, intanto il fatto che c'è il segno meno vuol dire che se io sono sotto tendo ad aumentare perché la funzione è negativa sotto x barrato l. E invece tendo a diminuire se io sto sopra. E in più questa caratteristica che ho appena illustrato adesso chiarisce che se io ho due persone che partono alla stessa distanza dal peso limite da sopra e da sotto, per la gente che sta sotto è più facile salire verso il limite di quanto non lo sia per la gente che sta sopra. Perché la diminuzione che uno riesce ad ottenere guardando questa funzione è più piccola se uno sta sopra di quanto non sia per uno che sta sotto. E questo caratterizza la simmetria, cioè in sostanza la prospettiva che una persona ha del suo peso è completamente differente a secondo del segno della funzione valore. Allora, adottiamo questa regola e andiamo a scrivere l'equazione cinetica come quella di prima con questa nuova x star determinata da questa caratteristica della funzione valore. Se io prendo delta molto piccolo, ad esempio dell'ordine di epsilon, la funzione valore si avvicina ad essere il logaritmo di x su x barrato l moltiplicato per mu mezzi. È facile da osservare. Come nel caso dell'esperimento di Galton, mando sigma in epsilon volte sigma e k in epsilon. L'equazione limite che ottengo, beh, la parte di diffusione va a cadere, che era radice di sigma x, va a cadere in sigma x quadro. La parte, della funzione valore va a cadere nel drift, che in questo caso diventa x logaritmo di x su x barrato l. Si fanno conti e la distribuzione stazionaria risolve, ho perso. Scusate. Sì, si è chiusa la presentazione. Si è chiusa l'anteprima e la riapro. Scusate, chiusura inaspettata di anteprima. Vabbè. Allora, la distribuzione stazionaria si trova risolvendo questa equazione differenziale e sono conti, comunque si vede che la soluzione esattamente è una distribuzione log normale. Cioè la distribuzione log normale rappresenta molto bene la distribuzione del peso delle persone che diciamo, si comporta in modo tale da essere asimmetrica, più facile aumentare di peso che diminuire. Ora, tutto questo può essere preso e generalizzato semplicemente cambiando le funzioni valore. Qui c'è tutta una classe di funzioni valore in cui adesso non sto a dire esattamente perché sono state scritte in questo modo, hanno tutte comunque la caratteristica di essere compresi fra due estremi e sono caratterizzate da un parametro delta e il caso limite quando delta va a zero è proprio dato dalla funzione quella per il peso che ho visto prima. Cioè, in sostanza, la distribuzione log normale è uno spartitraffico. È uno spartitraffico fra i casi delta più grande di 0 e delta minore di 0. E questi due casi descrivono fenomeni sociali completamente differenti. Allora, se delta è più grande di 0,
allora io ho a che fare con un fenomeno con code sottili. Se delta è più piccolo di zero, ho a che fare con fenomeni con code grasse. Allora, qui è rappresentato su tutti i delta, a partire da meno 1 fino ad arrivare a 0, la forma della funzione valore. Come vedete, il caso limite delta uguale a 0 è la funzione che vi ho descritto prima, che è quella che dà origine all'equazione di Fokker-Planck che porta sulla log normale. Se io sono con delta minore di 0, c'è una prima parte in cui la funzione valore cresce molto poco, poi aumenta e poi si stabilizza, rimanendo sempre molto chiusa verso lo zero. Allora, questa prima parte della funzione valore dà origine a questa difficoltà per le persone che hanno un valore del parametro molto piccolo di uscire da questo valore. Cioè, in sostanza, se sto ragionando in termini di ricchezza, questa caratteristica mi dice che le persone che stanno in una fascia di povertà molto accentuata ben difficilmente riescono ad uscire. Ma di fenomeni di questo tipo ovviamente ce ne sono molti. Ad esempio, questi fenomeni sono tutti caratterizzati da code grasse. Le code grasse si vedono molto bene passando in scala bilogaritmica, come vi spiego in questo lucido. Cioè, se io ho una funzione densità che a partire da alti valori di x alla forma c per x alla meno p, se passo al logaritmo e poi utilizzo come nuove variabili g che è il logaritmo della f e z che è il logaritmo della x, la g sulla parte alta delle z è una retta con pendenza negativa e quindi io vedo le caratteristiche di una densità con code grasse andando a studiarla in scala bilogaritmica. Ecco, la ricchezza funziona in questo modo. Se io vado a guardare la distribuzione della ricchezza per quello che vedo rispetto alle persone che pagano le tasse o per quella che è la ricchezza presunta, entrambe viaggiano come due rette che sono inclinate e l'inclinazione di queste due rette, il cosiddetto indice di Pareto, in onore di Pareto che è stato il primo che ha scoperto questo fenomeno. Chiaramente posso usare fenomeni sociali diversi che portano a questo, sono fenomeni in cui è difficile emergere. Ce n'è uno, diciamo che questi sono i dati relativi all'Italia, alla scolarizzazione in scala bilogaritmica. Non è un trucco, nel senso che questo è effettivamente quello che esce dai dati. Se io parto da quelli che hanno fatto l'elementare, o meno, fino a quelli che hanno ottenuto il PhD, vediamo che c'è una distribuzione perfettamente rettilinea, quindi la distribuzione della conoscenza, per così dire, va in scala bilogaritmica, esattamente come una retta con una certa pendenza, e la pendenza dell'Italia è più accentuata della pendenza in altri paesi, cioè noi abbiamo una scolarizzazione che è inferiore a quella di altri paesi. Un secondo esempio, abbastanza inaspettato, questo è diciamo su un lavoro che abbiamo scritto l'anno scorso con Giacomo Di Marco relativo all'elite, alla formazione dell'elite. Se uno va a fare lo stesso ragionamento in scala bilogaritmica sui giocatori di calcio in Italia, vede che anche loro a partire dal calcio giocano tutti, però pochissimi riescono ad emergere e poi alla fine diventare professionisti o giocare come giocatori italiani nei club di Serie A. E anche in questo caso c'è una perfetta corrispondenza con una retta. Quindi ci sono parecchi fenomeni che sono quelli caratterizzati da funzioni valore, per cui c'è una prima parte in cui è difficile emergere, che sono caratterizzati da code grasse. Per chiudere, vediamo un esempio invece di quelle di code sottili. Le code sottili invece vuol dire che io la parte della società che è caratterizzata da un valore alto della x ha una massa trascurabile. In questo caso, in questa tipologia, non riusciamo a mettere dentro i fenomeni di dipendenza, ad esempio il consumo di alcol, il gioco online e altri, e in tutti questi fenomeni è interessante osservare che la frequenza di interazione è inversamente proporzionale al valore della x, cioè in sostanza ci sono moltissime persone che passano da un consumo, diciamo, zero a un consumo 1 e c'è una frequenza molto più bassa di persone che passano dal consumo 100 al consumo 101.
come è chiaro, quasi tutti bevono qualcosa, fortunatamente non molti bevono tantissimo. E in sostanza questo indica che una parte molto ampia della popolazione è concentrata su interazioni che hanno un piccolo valore della variabile. Se mi rimangono 5 minuti, uno del... Sì, sì, 5 minuti assolutamente. Un altro fenomeno sociale che ha code sottili è la distribuzione dei contatti. Diciamo, questo è un fenomeno che è stato studiato in Francia, diciamo, dopo che era, c'è stato questo primo spavento dovuto, fortunatamente uno spavento poi non realizzatosi concretamente, sul SARS-CoV-1, per cui le persone hanno cominciato a studiare, i ricercatori, l'intensità dei contatti sociali e quali erano le categorie che ne avevano di più e di meno, e quello che esce è che la distribuzione che fitta bene il numero di contatti sociali delle persone in generale è una distribuzione gamma che ho scritto qui, in questo caso individuata da un parametro lambda e dal valore medio sbarrato L, che è questo valore, diciamo, di media delle persone. Nel lavoro del 2015 di Bero e altri, questa qui, la distribuzione dei contatti sociali, è stata ottenuta tramite un questionario a cui hanno partecipato parecchie migliaia di persone. E diciamo, quello che si è ottenuto, questa è la distribuzione gamma ottenuta, c'è questo picco vicino al valore 40 dovuto al fatto che il valore 40 era dato praticamente come valore limite oltre il quale uno non poteva più andare, quindi le persone che ne avevano più di 40 poi alla fine si sono andate a concentrare in questo punto, quindi tutte sono il valore medio di questa gamma è 15 in sostanza. Allora, questa funzione valore che dà origine alla gamma è la funzione esponenziale che ha il delta uguale a 1. E se prendo piccole variazioni, come nell'altro caso, ottengo una variazione quasi lineare, e se vado a scriverlo nell'equazione di Fokker-Planck, tenuto conto che la densità, la frequenza di interazione è K su X, alla fine ottengo questa equazione di Fokker-Planck che ha come stato stazionario esattamente la gamma che vi ho scritto nella pagina precedente. Allora, noi abbiamo utilizzato la conoscenza di questa distribuzione per, diciamo, integrare un modello classico, ma noi l'abbiamo fatto su questo modello perché è il più semplice, ma naturalmente può essere fatto su qualunque altro modello compartimentale, il modello SEER, integrato con i contatti sociali, perché, diciamo, lo spreading del Covid-19 ha dato luogo a tutta una serie di misure restrittive basate sul fatto che il diminuire i contatti sociali avrebbe diminuito l'incidenza della malattia. Però i modelli classici, tipo il modello SEER, non ne tengono conto. Il modello SEER è basato su questa idea che io divido la popolazione in tre classi, in tre compartimenti: il compartimento dei suscettibili, che sono quelli che si devono ancora ammalare, gli infetti, che hanno contratto la malattia e la possono trasmettere, e recuperati tutti gli altri. Gli individui nel modello SEER, modello interessantissimo per l'epoca in cui è stato scritto, sono caratterizzati solamente dal compartimento in cui sono, quindi non dal numero di contatti sociali. E il fatto di passare dalla categoria dei suscettibili alla categoria degli infetti avviene in modo proporzionale al prodotto S per I, con coefficiente di proporzionalità beta, quindi la variazione dei suscettibili, naturalmente questi calano perché diventano infetti, e il rapporto S per I è quello che mi dice di quanto, quindi se i suscettibili sono molti e gli infetti sono molti, la decrescita è ampia e così via. Noi abbiamo utilizzato un punto di vista differente, quindi abbiamo introdotto al posto del numero di persone nei compartimenti la distribuzione dei contatti delle persone nei dipartimenti. Gli integrali di queste FJ mi forniscono il numero delle persone nei compartimenti. Quindi abbiamo un modello molto più, diciamo, completo, in cui abbiamo sempre una parte di interazione fra suscettibili e infetti che dipenderà dal numero dei contatti delle due classi, integrata con una parte cinetica di tipo Fokker-Planck, che
che è quella che produce, che porta il sistema verso la soluzione stazionaria. Allora, cosa succede? La scala a cui le persone adattano i loro contatti sociali è molto più veloce della scala a cui la malattia si propaga. Nel senso che le persone si rendono conto che se hanno molti contatti si possono ammalare e immediatamente cambiano le loro, immediatamente magari non tanto, però in sostanza in tempi abbastanza rapidi capiscono che è meglio ridurre i contatti sociali. Quindi la scala, che in questo caso è data dall'1 su tau, fa sì che queste equazioni si possano chiudere e ottenere in sostanza il comportamento e l'evoluzione della malattia in termini del numero di contatti sociali. Entrare in dettaglio non c'è tempo. Comunque, in sostanza, al posto di prendere il prodotto fra il numero dei suscettibili e il numero degli infetti, si è preferito prendere come funzione di contatto il numero medio, diciamo, degli infetti, K di XY nel caso più semplice, beta per XY, e il numero dei suscettibili. Cioè, in sostanza, la trasmissione dell'infezione non è più uniforme sulla popolazione, ma dipende da quanto è alto il numero di contatti della persona che sta interagendo con gli infetti, è proporzionale al numero medio degli infetti. In questo caso, col che finisco, noi abbiamo a che fare con un modello, diciamo, molto, molto più completo, un modello molto più ricco, perché descrive quanto si propaga l'epidemia in termini dell'intensità dei contatti sociali. E visto che l'intensità di questi contatti sociali è ben descritta da questo fenomeno dato dalla gamma, noi riusciamo ad aggiungere nel modello l'eterogeneità data dal fatto che la gamma ha una certa varianza. E in questo modo riuscire a capire anche come le strategie di lockdown, che in generale agiscono riducendo il numero dei contatti sociali, possono influire sul comportamento dell'epidemia. L'ultimo grafico che faccio vedere, allora qui questo è un grafico, la figura sulla sinistra vi fa vedere il comportamento delle tre popolazioni in presenza di due parametri diversi di eterogeneità. Allora, questa nu è inversamente proporzionale alla varianza del modello, quindi nu uguale 0,5 vuol dire che c'è un'eterogeneità doppia, una varianza doppia rispetto a nu uguale a 1. L'eterogeneità nu uguale a 1 è quella che vi dice che le persone rispettano molto di più le regole, più o meno. Ebbene, succede una cosa molto strana, che se le persone non rispettano le regole, se ne ammalano molte all'inizio, però alla fine poi l'epidemia si allarga molto, alla fine si raggiunge un effetto gregge e alla fine le persone che sono passate da suscettibili ad infette e poi recuperate sono meno che nel caso di piccola varianza. Fra l'altro, questo è un effetto inaspettato del modello che è in accordo con altri lavori pubblicati da virologi, su Science e altri, ed è un effetto piuttosto inaspettato. Sulla destra c'è invece l'evoluzione dei contatti sociali nelle tre popolazioni. Allora, la cosa interessante è questa. Guardate i contatti sociali degli infetti, che sono questi in rosso, indipendentemente dal fatto che ci sia piccola o grande eterogeneità. Si parte dal numero medio dei contatti, che è stato scelto uniforme, uguale a 15 per tutti, e immediatamente il numero dei contatti degli infetti aumenta. Allora, non è che il numero dei contatti degli infetti aumenta, è che le persone che diventano infette vanno ricercate fra quelli che hanno un numero di contatti molto alto. Questo, in altri termini, ci dice che avere molti contatti aumenta la probabilità di infettarsi. E poi, quando si arriva alla fine, comunque i comportamenti sono molto simili, dipendenti dall'eterogeneità. Va bene, tutto questo per le persone interessate, naturalmente, può essere riletto o approfondito andando a cercare qui, diciamo, le conclusioni lo salterei anche, ma non c'è molto di più di quello che ho detto, se non che la teoria cinetica è un modo molto strutturato e molto potente per dare luce, diciamo, alle ragioni fisiche dietro la formazione di fenomeni sociali.
Io ho aggiunto una serie di lavori, se andate sulla mia pagina web vedete, diciamo che questa è una cosa che ha dato origine a un certo numero di ricerche, e per quello che riguarda il Covid, ci tengo a dirlo, noi abbiamo sperimentato una collaborazione molto intensa con la TS di Pavia, che ci ha dato tutti i dati, e lavorando su questi dati siamo riusciti, con questo modello di cui vi ho parlato prima, a fare anche delle previsioni molto ragionevoli con diciamo un intervallo di confidenza di circa il 95%. Vi ringrazio. Grazie, ringraziamo molto per questo. Non so se il microfono è in distanza, non capisco perché. Ti ringraziamo molto, si stanno applaudendo virtualmente su WebEx. Ti ringrazio anche a nome di tutti quelli a cui, a tutta la classe a cui anch'io appartengo, che stanno dalla parte di là del problema della perdita di peso, perché è stato almeno confortante. Io appartengo a questa classe di persone. E, no, a parte gli scherzi, abbiamo poco tempo, però direi abbiamo uno spazio per una domanda per Carlo, che si è prenotato mezz'ora fa, e lo pregherei però di essere molto rapido. Grazie. Allora, dunque, ciao Giuseppe, sono Carlo Sgarra, forse ti ricordi chi sono. Sento solo la tua voce, mi piacerebbe vedere... Sì, ma non ho attivato il video per non appesantire la connessione. Comunque, spero che, insomma, in tempi ragionevoli ci si riesca a rivedere qualche volta da qualche parte. E anche se non ci vediamo, in realtà leggo parecchio di quello che scrivi. Comunque, volevo farti... In realtà ne avevo due di domande. Comunque, cercherò di ridurle al minimo. Allora, una è questa, forse un po' ingenua. Com'è che, mentre per le molecole, quando si parla dell'energia, in qualche modo, col tempo, quando si raggiunge l'equilibrio, l'energia tende a equidistribuirsi. Mentre invece con la ricchezza non è esattamente così. Noi abbiamo l'entropia che ti dice addirittura con quanta rapidità, se uno tu saresti in grado di farci un seminario altrettanto bello sulla congettura di Cercignani, siamo anche in grado di dire quanto rapidamente ci avviciniamo a una forma in cui l'energia è equidistribuita, mentre invece con la ricchezza sembra andare esattamente nella direzione opposta. Sembra che le molecole siano un po' comuniste, mentre invece la società non lo sia affatto. La ricchezza sembra concentrarsi. Poi, se hai tempo, volevo farti una domanda un po' più tecnica. Mi chiedo se esistono delle equazioni cinetiche per fenomeni sociali in cui uno debba ricorrere a sviluppi di tipo perturbativo. Un Chapman-Enskog per equazioni cinetiche, diciamo, in ambito sociale. Detto questo, se puoi, rispondi a quello che puoi. Parto dalla seconda, proprio telegrafico. Su quello che riguarda questi argomenti perturbativi non ci ho mai pensato. E mi trovo nella situazione molto vantaggiosa che, essendo in pensione, ormai penso solo a quello che mi interessa. L'età, quindi vado avanti nelle cose, in queste cose qui in cui io, diciamo, non so se credere o meno, ma mi diverto. Per quello che riguarda la prima, la questione è molto più seria, perché la parte nascosta in tutto questo, nei fenomeni sociali, è la parte di cosiddetta random. Per quello che riguarda la ricchezza, questa parte random rappresenta il rischio. Le molecole non rischiano. Le molecole conservano massa, quantità di moto ed energia. Qui le cose si vedono solo in media, e in media vanno male. Cioè, ripetendo lo stesso esperimento in media, anche se tutti si comportano allo stesso modo, c'è quello che è fortunato e rimbalza molto più lontano. E non c'è niente da fare. Ce ne sono molti che rimbalzano poco, e uno che è così tanto fortunato come quello che ha vinto la lotteria. Adesso ha vinto i 150 milioni di euro. Purtroppo questo non lo puoi togliere. Nei fenomeni sociali c'è una parte di casualità che è quella che determina però, diciamo, l'avanzamento dell'economia. Perché se no sarebbe la società del baratto, non si formerebbero le code grasse. Tanto guadagno io, tanto perdi tu, io ti do un'arancia, tu mi dai una mela, e finisce lì. Penso che questo dia una spiegazione abbastanza. Assolutamente. Grazie mille. Allora, ciao. Ringraziamo Giuseppe Toscani anche dal nome di Anna Paganoni. Il seminario di oggi chiude il ciclo di quest'anno. Vi ringraziamo per aver seguito.
e ci vediamo sperabilmente in presenza con il prossimo ciclo di seminari di cultura matematica. Grazie mille, Giuseppe. Ciao, ciao.